Nel post partita di Mazzara, Folgore Castelvetrano terminata in parità per 1-1. Siamo con mister Dino Marino. Le domande. Mister, voi avete provato a vincerla la partita, si è scesi in campo con un piglio insomma importante, ecco, l'avversario non era dei più facili certamente, insomma avete concluso un primo tempo sullo 0-0 anche insomma sprecando pure qualche occasione, ecco, poi il secondo tempo avete raggiunto questo vantaggio importante, ma da lì insomma avete arretrato pericolosamente e poi è arrivato il pareggio della squadra avversaria. Ecco, si poteva meglio gestire quel vantaggio? Assolutamente sì. Diciamo che per 70 minuti devo fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno dato. Hanno fatto un primo tempo buono, buono, non ho niente da rimproverare. Hanno lottato palla su palla, era quello che volevo. Avevo detto alla vigilia ai ragazzi che la Folgore è una squadra che non ti fa giocare, una squadra tosta, una squadra fisica, si mette lì in 5 la linea difensiva e ti attaccano di contropiede, quindi se non stai attento magari prendi il gol su una profondità con Fofana, quindi era da studiare la partita, bene o male l'abbiamo fatta bene per 70 minuti. Appena abbiamo fatto il gol siamo andati in vantaggio, siamo un po' arretrati. Onestamente c'è stato qualche centrocampista, Lamin, che oggi è stato uno dei migliori, ragazzo di colore, che è stato bravo, e ha cominciato a stancare, qualche altro ha avuto qualche defezione, ma ci sta. Come dico sempre, da 15 giorni questa squadra è qua con me. Ci lavoro da 15 giorni. La cosa che sono contento è che questa squadra oggi ha un'identità. Oggi questa squadra si può chiamare squadra. Fino a qualche giorno fa non era neanche una squadra. Oggi ce la possiamo giocare con tutti. Magari perderemo, vinceremo, pareggiamo, ma ce la possiamo giocare con tutti. Abbiamo giocato contro una grande Folgore. Anche se a me la Folgore, onestamente, devo dirla tutta, non mi è piaciuta affatto. Non faceva altro che palla pizzolato dentro l'area nostra. Palla pizzolato dentro l'area nostra. Quindi, che dire, questo non è calcio, però ognuno fa le sue valutazioni, ognuno fa il suo calcio. Gli ultimi 20 minuti siamo andati in difficoltà, sono sincero, alla fine 1-1 ci può stare tutto, perché loro hanno pareggiato l'1-1 con un contrasto al limite, hanno vinto un contrasto e giusto giusto la palla va a finire sul set. Dico, la dea bendata ancora non è dalla nostra parte, ci poteva stare, 1-1 è giusto alla fine. Ecco mister, è una gara decisa da due episodi, anche arbitrali, perché da una parte il rigore concesso al Mazzara, inizialmente sembrava quasi che l'arbitro stesse per dare il calcio d'angolo, dall'altra parte il gol di Fofana è arrivato con Sfar a terra. Sì, sì, c'era forse un fallo a favore nostro, Sfar a terra e il fallo su King. Però dai, sbagliamo noi, non sbagliamo tutti, sbagliamo, gli arbitri possono sbagliare. Come ha detto poc'anzi, è la dea bendata che quello vince un contrasto al limite e la palla giusto giusto va a finire sul set, dove il portiere non può fare altro che prendere la palla dentro la rete. Poi, se mi ricordo bene, il mio portiere una parata non l'ha fatta. Qualche mischia in aria, hanno molte mischie in aria, dove loro, dalla metà campo loro, mettevano la palla dentro l'area di rigore. Che dire, ho detto ai ragazzi complimenti perché, per come hanno approcciato la gara, perché come si sono messi in campo. Certo, se gli ultimi 20 minuti davamo qualche cosa in più e vincevamo più i contrasti le seconde palle, forse la portavamo a casa. Siamo rammaricati per questi 20 minuti, ma altrimenti non si può fare altro che dire complimenti, complimenti, complimenti. Mister, analizziamo il primo tempo. È stato comunque un primo tempo secondo me combattuto, lo abbiamo detto poc'anzi anche con l'altro allenatore, non ritmi altissimi ma partita assolutamente godibile, tanto che le squadre sono uscite comunque tra gli applausi della tribuna. Assolutamente, infatti nel primo tempo hanno fatto pure l'applauso i tifosi sia di Castelvetrano sia di Mazzaresi. Un primo tempo, come ho detto poc'anzi, che mi è piaciuto tantissimo sia dalla parte nostra sia dalla parte loro. Si giocava a centrocampo, si giocava palle lunghe, si giocava con seconde palle. L'approccio, ho detto, è stato un bel approccio. Mi piace, il Mazzara oggi ha un'identità, ha un modo di giocare, ha una squadra, ha uno staff, ha un allenatore. Oggi possiamo dire che possiamo giocarcela con tutti. Magari, ripeto, sono ripetitivo, la perderemo, la vinceremo o la pareggiamo. Mentre qualche settimana fa
non c'era niente. Devo dire che se eravamo più cattivi, se eravamo più furbi, se eravamo più come in certe squadre, ti butti a terra, perdi tempo, fai nascondere i palloni. Nel calcio queste cose ci stanno, ma noi non ce l'abbiamo, noi ancora queste cose non ce l'abbiamo. Però va bene perché la Folgore è una grande squadra, una squadra fisica, una squadra che ti mette sotto, una squadra che ha due cambi importanti. Alla fine sono contento di un pareggio che se vincevamo potevamo parlare di un altro campionato, perché a quanto pare mi arrivano notizie, hanno perso quasi tutte le squadre che stiamo cercare di arrivare. Però va bene così, alla fine portiamo un punto e pensiamo alla prossima, peccato. Un'altra domanda sempre sul primo tempo, il cambio fuori Peterson, dentro Foglia. Sì, sono sincero, non mi è piaciuto, Peterson ha perso un mare di palloni facile, un metro, ci sta, il ragazzo non è entrato in partita. Io sono un allenatore che non perdo tempo alla mezz'ora, sessantesimo, settantesimo, io quello che vedo magari mi sbaglierò, ma è entrato Foglia e ci siamo un po' sistemati. Niente di che si è fatto chissà quale cosa, però il ragazzo non è entrato bene in partita. Mister, è una zona salvezza che resta lontanissima, segnali di crescita però da sottolineare, soprattutto nelle ultime due partite. Se domenica scorsa era da sottolineare la reazione dopo il doppio svantaggio, oggi da sottolineare l'approccio e qualche trama di gioco che al di là delle sbavature fisiologiche comincia a venire fuori. Sì, assolutamente, infatti sono molto contento. Diciamo che si è fatto poco all'andata, perché oggi noi abbiamo due punti nelle tre partite e potremmo avere qualche punto in più, ma va bene. Come dici tu, qualche sbaffatura ci sta, perché siamo ragazzi che tu sai benissimo, Luca, che ancora c'è gente che si deve tesserare, quindi va bene, cercheremo con le unghie di cercare di salvarci, però dico sempre, quello che viene ci prendiamo. Voglio che il popolo mazzarese calcistico ci sta vicino, perché abbiamo tanto tanto bisogno, abbiamo veramente bisogno. Secondo me sarò ipocrita, sarò spavaldo, alla fine ci riusciremo da questi sabbia mobili. L'ultima domanda per me è il secondo pareggio, il secondo risultato utile consecutivo, che chiaramente non dà particolare slancio alla classifica, però cosa ti dice in termini di possibilità di raggiungere l'obiettivo e cosa ti dice anche in termini di morale e di direzione verso la quale si sta andando? Il morale, diciamo che va bene, i ragazzi sono tutti dispiaciuti perché volevano una vittoria, la prima vittoria in casa, ci tenevano, pure io ci tenevo, tutti ci tenevamo, per carità. Però lì bisogna intervenire, lo staff, l'allenatore, il secondo, il preparatore, nella testa dei ragazzi e dire va bene. Il problema se noi non giocavamo bene, allora sai, tu vedi cose che non ti piacciono. Invece devo dire complimenti, pensiamo alla prossima. Andiamo a Castelbuono e ci facciamo la nostra modesta partita. Partita dopo partita, sono tutte finali, tutte finali. È un peccato perché sono onesto, volevo vincere, sono molto onesto, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Pazienza, alla prossima!